compagnia del nostro ingegnere olistico Giuseppe Salamone. Grazie per essere con noi e ben ritrovato. Grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere. Come stai? Tutto bene? Molto bene. Il titolo di oggi ci parlerai di questo super bonus 110 e tutte quelle che sono le opportunità e criticità. Ma prima ti chiedo questo, di cosa si occupa un ingegnere olistico? Bene, devi sapere che Carlotta, che un ingegnere olistico si occupa di progettazione di spazi di vita e di lavoro che generano benessere per le persone. Benessere in termini di sicurezza, quindi abbiamo a che vedere con la salvaguardia e la protezione della vita umana, proprio delle nostre vite, quindi in termini di sicurezza antisismica, sicurezza degli impianti, sicurezza delle superfici, perché devi sapere che gli incidenti domestici mortali addirittura sono superiori a quelli stradali, quindi è bene fare attenzione alla sicurezza della nostra casa. Poi salute dell'habitat vuol dire evitare tutti quei rischi per la nostra salute legati all'abitare, cioè alla qualità dell'aria, il rumore, il gas radon, gli agenti chimici che possono essere contenuti nelle nostre case. Abbiamo già parlato in passato dell'importanza di questi aspetti, soprattutto anche dopo la pandemia, che c'è ancora più attenzione perché passiamo magari anche più ore nelle nostre case. Poi ci sono aspetti legati alla serenità dell'habitat, cioè come noi percepiamo l'ambiente attraverso i nostri cinque sensi, cioè il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto. Quindi creare armonia nel nostro ambiente, e noi lo facciamo attraverso il Feng Shui, che è questa disciplina orientale che a te piace molto. Ne parli nel tuo libro. E ne parlo nel mio libro, I segreti dell'habitat felice, tant'è che questo metodo delle tre S, sicurezza, salute e serenità dell'habitat, è un metodo di cui parlo proprio nel libro. Ma nel concreto, come realizzi tutto questo? Uno degli aspetti fondamentali che affrontiamo nel nostro lavoro quotidiano, quindi nel nostro studio di progettazione con i nostri collaboratori, è quello del migliorare la sicurezza e la salute delle persone nella casa attraverso l'efficientamento energetico e anche l'efficientamento sismico. Esistono delle opportunità importanti da qualche anno legate ai bonus, e poi così entreremo anche nell'argomento di oggi, in cui migliorando appunto per esempio l'isolamento di un'abitazione si riducono le bollette, oppure efficientando gli impianti con impianti più performanti come per esempio caldaie a condensazione oppure pompe di calore, oppure sfruttando le energie rinnovabili come i pannelli fotovoltaici che ci permettono di da applicare sulle coperture, che ci permettono di catturare l'energia solare per appunto ridurre i consumi delle bollette elettriche, che è un tema questo qui che è attuale, di cui abbiamo parlato anche un mese fa circa. Quindi entriamo nel merito di questo super bonus 110. Ecco, prima di parlare del 110 ti vorrei fare una carrellata sui vecchi bonus, perché già sono molti anni che esistono dei bonus fiscali per le abitazioni. Per esempio anche nelle immagini vediamo la ristrutturazione al 50%, era già un bonus presente da 10 anni e più, insomma dal 2012, come anche il bonus per l'efficientamento energetico, quello che si chiama eco bonus, che attualmente esiste ancora ed è al 65%. Poi c'è il bonus, i bonus sismici che ci sono dal 2013, che sono al 70, 80, 85, a secondo del numero di unità abitative e a secondo del salto di classe sismica che si fa. Poi c'è il bonus facciate, che è stato molto utilizzato fino all'anno scorso, perché era addirittura al 90%, quindi tra tutti questi bonus era quello più importante. E quindi diciamo che l'importanza di questi bonus è quello di trovare anche un vantaggio fiscale, e come si sviluppa questa cosa qui? Attraverso la detrazione dalle tasse, cioè uno fa i lavori e poi li detrae in 10 anni. Questo era il vecchio modo di affrontare i bonus, che sono tuttora in vigore. Quindi così funzionavano, e dopo ci spieghi qual è la novità
del Superbonus 110. Volentieri. Grazie mille. Rieccoci qua, Giuseppe. Quindi cosa cambia e qual è questa novità di questo Superbonus 110? Bene, grazie per la domanda Carlotta. Allora, cosa cambia col 110? Intanto il numero da 50 a 65 si passa a 110, che già dà la percezione di un incremento notevole di questa detrazione fiscale. Nello specifico i cambiamenti riguardano sia gli interventi di efficientamento energetico che quelli di riduzione del rischio sismico. Quindi la ristrutturazione tradizionale al 50% rimane quella. Però su questi interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico si passa da un 65 che era prima, c'è anche un'immagine che lo sintetizza questo. Gli interventi di efficientamento energetico prima, o meglio con il vecchio bonus, erano al 65% e senza salto di classe energetica. Invece col 110 c'è bisogno di saltare due classi energetiche, il che vuol dire fare degli interventi abbastanza importanti per migliorare proprio l'efficienza dell'edificio. Invece per quanto riguarda il sisma bonus la cosa si inverte, cioè da 70, 75, 80, 85 che erano i vecchi sisma bonus si passa al 110 senza la necessità di saltare di una classe di rischio sismico o due classi di rischio sismico come era prima. Quindi sembra che lo Stato ha deciso di, siccome probabilmente non aveva avuto molto successo il sisma bonus con la vecchia normativa, con questo insomma lo Stato ha voluto spingere in questa direzione, quindi per migliorare la sicurezza sismica dei fabbricati. Quindi queste sono le prime differenze. L'altra differenza è che mentre prima la detrazione fiscale era in 5 anni, in 10 anni adesso è in 5, che è diventato addirittura 4. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se prima un intervento di 100.000 euro si poteva detrarre fino al 96.000 euro, quindi il 50% vuol dire 48.000 euro, la metà dei 96, che si portava in detrazione dalle tasse in 10 anni. Invece col 110 questo importo qui va in detrazione in 4 anni addirittura. Ma l'ultima novità, che forse è quella più importante, quindi questo vuol dire che bisogna avere un reddito molto importante per poter portare in detrazione questa cifra. Quindi cosa ha fatto lo Stato? Ha pensato di inserire in questa normativa del 2020, che ha introdotto il 110, quello che si chiama la cessione del credito, cioè questo credito che io acquisisco lo posso cedere a una banca, a un istituto di credito, a un'assicurazione, alle poste, e quindi questa è la vera grande novità ed è il motivo per cui ha avuto molto successo questa iniziativa del 110. Quindi adesso ci spieghi quelle che sono le opportunità ma anche le criticità. Iniziamo ovviamente dalle opportunità. Allora, le opportunità chiaramente sono evidenti, sono quelle fiscali che abbiamo detto prima, da 50, 65, 70 siamo passati al 110 e soprattutto con la possibilità di cedere il credito. L'altra grande opportunità è chiaramente quella di migliorare l'efficienza energetica degli edifici e quindi ridurre fortemente le bollette energetiche, si sta parlando di gas e di luce soprattutto. E quindi questo è un altro motivo di opportunità di questo 110. L'altra è chiaramente la sicurezza, perché facendo gli interventi per la riqualificazione sismica dei fabbricati, quindi la riduzione del rischio sismico, per esempio rinforzando la copertura, rinforzando le murature, le fondazioni, cioè la parte proprio strutturale dell'edificio, si migliora la sicurezza delle persone all'interno del proprio fabbricato. Quindi detrazioni fiscali, risparmio energetico e aumento della sicurezza sismica. Ma quello che va anche considerato è il maggior valore dell'immobile che si può acquisire con questi interventi di sicurezza sismica e di efficientamento energetico. Tant'è che
si pensa, ne ha parlato prima anche l'esponente FIAP, che il valore degli immobili andrà a diminuire se gli immobili non sono efficienti da un punto di vista energetico. Ora, soprattutto in questo periodo, si dà molta importanza ai consumi e alla classe energetica degli edifici. Giuseppe, quindi le criticità del super bonus 110. Bene, la prima che mi viene in mente è stata già accennata dal presidente FIAIP, è la complessità della normativa che gestisce questi bonus. Oltre a essere una norma molto molto complessa e carica di articoli, è anche mutevole nel tempo, quindi da quando sono partiti i bonus ci sono stati tanti cambiamenti che hanno messo in difficoltà prima di tutto noi professionisti, ma anche tutti gli operatori del settore, e poi in ultima analisi tutto questo si impatta negativamente sul cittadino, sul cliente finale che vuole beneficiare di questi bonus. L'altra questione, criticità abbastanza forte, soprattutto ora negli ultimi mesi, è la difficoltà di trovare banche disposte a prendersi il famoso credito di cui si parlava prima, per cui tutto questo diciamo apparato di norme e di complessità di gestione dei vari bonus, poi alla fine non trova sfogo in una, diciamo, naturale completamento attraverso la cessione del credito. Per ora solo Poste e pochi istituti ancora prendono il credito, speriamo che si sblocchi la situazione. L'altra questione sono i tempi, che siccome c'è stato un notevole eccesso di domanda, quindi professionisti, imprese sono tutti molto impegnati, e quindi il rischio è quello di non portare a termine questi lavori entro le scadenze che sono ormai quelle del 31 dicembre 2023 per i condomini e 31 dicembre 2012 per le case singole. Un'altra criticità sono i costi, che sono aumentati a dismisura, e il rischio di speculazione, quindi bisogna stare attenti a tutti questi aspetti. Come si fa quindi però a valutare qual è la cosa giusta da fare? Quali sono i passi? Allora, il consiglio che do sempre ai miei clienti è quello, la prima cosa è di affidarsi a un professionista di fiducia che abbia un team di professionisti, perché la materia è complessa e ci sono tante figure multidisciplinari che devono intersecarsi, perché c'è il progettista architettonico, il progettista delle strutture, degli impianti, il progettista della parte energetica, che devono dialogare fra loro, e quindi è bene avere una squadra solida, affiatata, che lavori in armonia. Il secondo passo sicuramente è quello anche di trovare un commercialista, perché il commercialista alla fine deve dare un visto di conformità sulle spese effettuate. Quindi è importante già da subito, perché è importante valutare tutti questi aspetti e questi cavilli anche fiscali. Un altro consiglio che mi sento di dare è quello di affidarsi a imprese di fiducia conosciute sul territorio, e non affidarsi a general contractor, che sono spesso delle entità diciamo non presenti sul territorio, che nate apposta per sviluppare questi 110 senza poi dare garanzie al cliente finale. Un altro consiglio è quello di valutare bene il motivo per cui si fanno questi lavori, cioè non è, io lo dico sempre, non è perché si fa solo perché è gratis, anche perché spesso non è tutto gratis, qualche volta ci si può avvicinare al costo zero, ma quasi mai, ma valutare costi-benefici e se c'è una motivazione reale, un motivo di famiglia, di investimento, qualcosa che va oltre al semplice costo zero. Per saperne di più possono rivolgersi a noi scrivendo alla mail tata@rtv38.com, se no giuseppesalamone.it, dove possiamo vedere tante realizzazioni fatte, e soprattutto mi raccomando, tornando al 110, bisogna fare attenzione ad affidarsi a professionisti esperti in queste materie.
perché è molto importante. Sì. Grazie per essere stato con noi e appuntamento alla prossima volta.